per essere solo un volatile, è troppo intelligente. Non ha neanche paura di stare tra la gente. Ormai ha preso confidenza, ma mantiene sempre una certa prudenza, perché le persone sono imprevedibili. Ora però ti saluto e, come si dice dalle tue parti, all'arrembaggio. Questa poesia si chiama Il Gabbiano ed è uno dei tanti versi scritti dal pensiero e dal cuore di Leonardo Fulvio Ugolini, il 23enne di Piaggio deceduto lo scorso 10 marzo perché affetto dalla sindrome di Freeman-Sheldon, un difetto congenito raro che compromette anomalie ossee e contratture articolari. Nella sua vita Leonardo ha sempre avuto un grande sogno, veder finalmente concluso e stampato il suo libro di poesie, un progetto che aveva visto coinvolgere il consigliere regionale delle Marche Federico Talè e che finalmente la scorsa settimana ha visto la luce. Stampato nell'ambito della collana I Quaderni del Consiglio regionale delle Marche, sabato scorso, 31 agosto, al Palazzetto dello Sport di Piaggio si è svolta la presentazione del libro dal titolo Poesie dell'anima, tra letture, interventi, momenti musicali e indelebili ricordi. Un bellissimo pomeriggio, dobbiamo fare i complimenti alla famiglia per aver organizzato questa bellissima serata. E naturalmente piena di gente, vuol dire che Leonardo era veramente molto apprezzato qui a Piaggio, ma non soltanto a Piaggio, è stato un ragazzo pieno di problemi fisici ma con una voglia di vivere incredibile. In tutte le sue poesie che abbiamo letto questa sera traspare questa voglia di vivere. Anche la mamma prima diceva che, e il babbo soprattutto, dicevano che Leonardo, tutte le volte che gli si diceva come stai Leo, ha sempre risposto bene, benissimo. Leonardo con queste poesie ci dice che la vita va apprezzata così com'è, quindi in più di una di queste poesie dice di non fare la corsa alla fretta, alla frenesia, ma di fermarsi e di goderci delle cose belle della vita. Un palazzetto gremito di persone, a partire dai familiari, dai cittadini, conoscenti e personaggi della politica, per ricordare ancora una volta la figura di Leonardo, conosciuto sia in paese ma anche nella città di Fano. Abbiamo organizzato questo evento poiché era il desiderio principale di Leonardo, che lo desiderava con tutto il cuore, con tutta l'anima, ecco appunto questo libro dell'anima che parla dell'anima stessa di Leonardo, i sentimenti, l'attenzione per la natura, per tante cose belle che ci sono in questo mondo, e lui rimaneva stupito, ha potuto osservare ed esprimersi alla sua maniera.